Il logo della Game Freak è apparso come di consueto, ma si è stoppato lì. Pensavo che la cartuccia fosse difettosa o qualcosa del genere, quindi l'ho spento e riacceso. È successa esattamente la stessa cosa. Ho provato a premere e ripremere i pulsanti A, Start e tutti gli altri. Alla fine, il logo è scomparso e al suo posto, la schermata è rimasta nera per circa 5 secondi. All'improvviso, invece di andare al menu d'inizio come al solito, fui catapultato nel gioco, all'interno di un file già salvato, il che era ovviamente strano, dato che solitamente queste cartucce vengono resettate. Ma non mi diede più di tanto fastidio, anzi, io stesso avrei scelto l'opzione continua per ficcanasare un po' nella partita del precedente proprietario. Per prima cosa, ho dato un'occhiata alle sue informazioni, il suo nome. Era semplicemente puntini, puntini, puntini. Molto originale. Poi ho controllato il suo profilo e a quanto pare aveva 999 ore di gioco, le 16 medaglie canoniche, 999.999 Pokédollari e tutti i 251 Pokémon del Pokédex. Visto che a quanto sembrava doveva per forza avere anche Mew e Celebi, doveva aver usato il Game Genie. O in alternativa, beh, doveva essere un giocatore parecchio accanito. Volevo dare un'occhiata anche ai suoi Pokémon, giusto per scoprire quanto fosse figo il suo team. Ma con mia grande sorpresa, trovai in squadra 5 Unknown e un sesto Pokémon chiamato Hurry, in italiano sbrigati oppure fai in fretta. Credevo che fosse semplicemente uno scherzo crudele fatto dalla persona che ha giocato per l'ultima volta con quella cartuccia, ma ho voluto comunque vedere i profili degli altri Pokémon. Come mi aspettavo, erano unknown, dalla forma diversa, tutti a livello 5. Non ero ferratissimo con l'alfabeto known all'epoca, ma con un po' di ingegno riuscii a capire che i 5 unknown scrivevano insieme la parola leave, ovvero vai via. Come sesto Pokémon, saltò fuori un Cyndaquil. Il Pokémon sembrava normale, ma aveva solo un HP. Era a livello 5 e conosceva soltanto due attacchi, Ruggito e Flash. Non sapevo perché lo avesse chiamato Hurry, ma al momento non feci molto caso al nome. La cosa più inquietante era che nonostante il volume della piccola console fosse al massimo, nessuno dei Pokémon aveva emesso il proprio verso. C'era solo silenzio. Avendone abbastanza del team, sono tornato alla schermata principale. Mi trovavo in quella che poteva sembrare una stanza della Torre Sprout. Per qualche ragione, però, non vi erano altri personaggi al di fuori di me. Anche peggiore era il fatto che il pilastro centrale fosse immobile, inclinato di lato. Non c'era musica e non c'erano né uscite, né tantomeno scale. O almeno, pensavo che non ci fossero. Ho gironzolato per qualche minuto, ma non riuscivo a trovare una via di uscita. Di sicuro non era una stanza presente nella Torre Sprout, non l'avevo mai e poi mai vista prima. Ho provato a cercare nello zaino qualcosa tipo una fune di fuga, insomma, ma era completamente vuoto. Non c'erano neanche Pokémon selvatici. Finalmente trovai una scala che saltò fuori essere dietro il pilastro. Lo schermo divenne nero. Poi cominciò a suonare una musica. Un brivido percorse la mia schiena, riconoscendo il tema musicale che si sente alle rovine d'alfa sintonizzando la radio, la tipica musica degli Unknown per intenderci. Subito compresi che la schermata nera non era una transazione. Mi trovavo in una stanza buia. Per illuminarla avrei dovuto usare flash. Prima di occuparmi di quello, subito cercai il Pokégear per cambiare la musica in qualcosa di più allegro, ma pare che non ci fosse nessuna scheda radio, né un telefono, né un orologio. C'era solo una mappa dove Gold, H, puntini, 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 camminava nel buio più totale. Ricordai che sin da qui l'aveva Flash, così spensi il Pokégear e glielo feci usare. Non comparve alcun messaggio del tipo Harry usa Flash o cose simili. La stanza si illuminò e quasi mi pentii di averlo fatto. Il colore della stanza era un raccapricciante rosso sangue ed un sentiero grigio lineare conduceva verso sud. La scala che avevo utilizzato era scomparsa.
Non avevo altra scelta che andare a sud. Lo schermo diveniva più scuro ogni 20 passi, fino alla fine, dove c'era un cartello. Lo lessi. Diceva: "Turn back now", torna indietro adesso. Improvvisamente mi veniva chiesto di rispondere sì o no, ma non sapevo a quale ipotetica domanda avrei dovuto dar risposta, visto che non me ne erano state fatte. Scelsi sì, giusto, perché non sapevo cosa stesse chiedendo e lo schermo si annerì di nuovo, emettendo un suono simile a quello di quando usi delle scale nel gioco. La musica degli non si fermò e in pochi istanti venne rimpiazzata da un ben più piacevole pokeflauto. Mi trovavo in un'ennesima stanza scura. Col fiato sospeso, decisi di usare nuovamente Flash. Improvvisamente, un box di dialogo recitò la frase: "Harry è esausto". Il che era strano, dato che se ben ricordo non era avvelenato o cose simili, e ovviamente non stavo combattendo. Andai velocemente a controllare il menu dei Pokémon e improvvisamente, quel Cyndaquil. Beh, quel Cyndaquil non c'era più. Dopo aver controllato il team, mi accorsi che nessuno dei miei Pokémon era effettivamente lo stesso. Tutta la squadra era stata rimpiazzata da un Oun al livello 10. Ripetendo la stessa procedura adottata prima Lessi, quel che dicevano, il nuovo team di Unknown diceva: "He died". È morto. Comunque, dopo quel cambio inquietante, la stanza si è illuminata e mi sono ritrovato in una piccola camera grande appena 4 quadrati. I muri erano mattoni grigi, come se fossi stato in un posto chiuso. All'esterno, la stanza era nient'altro che un gruppo di tombe, simili a quelle presenti in Pokémon Rosso e Blu. Ho fatto un giro e premuto A, ma non è accaduto nulla. Avevo già capito che era un gioco modificato e qualche genio sadico l'aveva venduto al GameStop. Comunque, la mia curiosità mi induceva ad andare avanti. Ho ricontrollato il profilo di puntini, puntini, puntini per vedere che l'immagine di Gold non aveva più le braccia. Era anche meno dettagliata, in realtà il suo volto sembrava triste e vuoto, ma non saprei descriverlo esattamente. Per qualche ragione, diceva anche che aveva 24 medaglie, il che era chiaramente impossibile, dato che in totale sono 16. Dopo qualche minuto, il personaggio prese improvvisamente a girare, come se avesse utilizzato una fune di fuga. Ma invece di volare, esso girava verso il basso, come se stesse annegando. Dopo quella schermata, la musica si fermò. Una volta atterrato, lo sprite di Gold era colorato differentemente. Invece del solito colore rosso era completamente bianco, pelle compresa. Come se provenisse dritto dritto da un gioco in bianco e nero dei vecchi Game Boy, piazzato sullo schermo colorato di un gioco per Game Boy Color. Ho di nuovo controllato il suo profilo ed oltre ad essere bianco come lo sprite in miniatura, non aveva neanche più le gambe e dai suoi occhi sembravano sgorgare lacrime di sangue. Oltretutto, il gioco diceva che aveva 32 medaglie, il che incominciò ad inquietarmi dal momento che quel cambio fisso sembrava rappresentare un qualcosa di veramente importante. Ho poi ricontrollato anche il team, che questa volta conteneva 5 Unknown e un Celebi di livello 100, senza soprannome. Gli Unknown erano a livello 15 e formavano la parola Dying. Ho quindi dato un'occhiata al profilo del Celebi. Era un Celebi Shiny, ma di lui c'era solo mezza sprite, una gamba, un braccio, un occhio e un unico attacco. Ultimo canto. L'area dove mi trovavo era in sé per sé la solita torre Sprout col pilastro immobile, eccetto per il fatto che tutto era apparentemente rosso. Ho camminato verso nord per quella che mi sembrò un'eternità. Ogni tanto incontravo qualche personaggio non giocante generico. Erano tutti allineati di lato a fissare il pilastro immobile al centro. Anche loro erano bianchi e non accadeva nulla se provavo a parlare. Ho continuato ad andare a nord, finché ad un tratto il pilastro non è finalmente giunto alla fine. E con grande sorpresa, in cima adesso c'era Rosso, l'allenatore.
Io sono andato vicino e senza neppure premere A, mi sono improvvisamente, e aggiungerei finalmente, trovato coinvolto in una battaglia. La musica riprese e sembrava nuovamente la musica degli Unknown, soltanto che era riprodotta al contrario. La sprite di battaglia di Gold coincideva con le altre. Lacrime di sangue, pelle bianca e niente braccia, mentre Rosso era normalmente identico al suo sprite normale, solo trasparente. Il testo diceva semplicemente «vuole lottare», come se non avesse un nome, ed entrambi avevamo un solo Pokémon, il che mi parve strano visto che ero certo di avere 6 Pokémon fino a poco prima. Il mio Celebi Shiny è venuto fuori, ovviamente, diviso a metà. Il suono degli Shiny e l'animazione erano però diversi e sembrava più il suono di moltissimi attacchi stridio consecutivi. Rosso ha mandato in campo quel che sembrava il suo normalissimo Pikachu maschio, eccetto per il fatto che fosse a livello 255. La sua sprite sembrava triste ed aveva le lacrime agli occhi. Invece del solito menu Lotta Zaino Pokémon Fuga, mi dava solo l'opzione Lotta. Dato che Celebi ne aveva soltanto uno di attacco, l'ho scelto. Naturalmente, dal momento che Pikachu era al livello 255, ha attaccato per primo. Pikachu usa maledizione! Abbassando la propria velocità e incrementando tutte le altre statistiche. Non sono neanche sicuro che Pikachu potesse usarla quella mossa. Celebi usa ultimo canto! In 3 turni, entrambi i Pokémon andranno KO, come se avessi scelta. A questo punto, non ho neanche più dovuto usare il menu. La battaglia continuava senza di me. Oltretutto, non c'erano animazioni di nessun tipo, per qualche strano motivo. Pikachu usa flagello! Che non ha fatto molti danni, nonostante il livello. Celebi usa ultimo canto! Ma non succede nulla, come di regola. Pikachu usa frustrazione! Che riduce Celebi a poco più di 10 HP. Celebi usa malcomune! Il che mi lasciò sorpreso, visto che Celebi neanche aveva quella mossa all'inizio. Ora, Celebi e Pikachu avevano entrambi circa 150 HP. Pikachu usa malo sguardo! Ma non accade nulla. Come mi aspettavo, grazie all'effetto di ultimo canto, il mio Celebi è andato KO. Tuttavia, il testo diceva Celebi è morto, e invece dell'ordinaria scivolata dallo schermo, la sprite di Celebi è semplicemente scomparsa. Per qualche ragione, Pikachu era ancora lì, nonostante l'effetto di ultimo canto, e non mi segnalava che avessi perso. Pikachu ha usato quindi un quinto attacco. Pikachu usa destino obbligato! Dopo poco, il testo diceva Pikachu è morto. Seguì una lenta ed inesorabile dissolvenza. Apparentemente ero il vincitore, dato che la sprite trasparente di Red si è mostrata e ha pronunciato la sua solita sfilza di puntini. A quel punto ero atterrito, anche perché la sprite trasparente di Rosso era decapitata, lasciando nient'altro che il suo corpo trasparente. La battaglia finì solo in quel momento e la schermata si dissolse insieme alla musica. Al ritorno alla schermata di gioco c'è stato un altro cambiamento nella sprite di Gold, ora trasparente come quella di Rosso. Velocemente ho ricontrollato ancora il profilo di Gold e questa volta ho trovato soltanto la sua testa con la pelle trasparente. Essa era leggermente zoomata, mostrando il vuoto nero dei suoi occhi. Adesso il gioco affermava che aveva 40 medaglie. Sono quindi tornato indietro per controllare i Pokémon. Erano tutti a Unknown Shiny al livello 20, che formavano la parola No More, in italiano non più. Ero quasi giunto alla fine. Non c'era musica apparentemente, ma stranamente mi sentivo come se qualcosa potesse ancora essere sentito. Ero tornato nella mia stanza a Borgo Foglianova. Forse adesso si inizia a giocare decentemente, ho pensato. Ma chi volevo prendere in giro? Sapevo che quel cazzone sadico doveva aver combinato qualcosa. Ho camminato per la stanza per provare ad interagire con le cose,
visto che avevo paura di scendere le scale e di vedere quello che mi stava aspettando laggiù. Nota, ho detto camminato, perché mentre lo schermo si muoveva, gli ardi trasparenti di Gold erano immobili e fluttuava come i fantasmi che trovi in diamante e perla. Come mi aspettavo, il PC, la radio, la TV non funzionavano. Così, non ho avuto altra scelta che andare giù. Sono finito al piano terra della mia casa. Tutto appariva normale, tranne per il fatto che la mamma non era in casa. Dopo aver tentato di interagire con gli oggetti della stanza, decisi di andare fuori, ma la porta non funzionava. La cosa strana è che mi permetteva di camminare nel vuoto. Ho continuato ad andare a sud, giusto per vedere che cosa diamine stava facendo. La cosa strana è che mi permetteva di camminare nel vuoto. Ho continuato ad andare a sud, giusto per vedere che cosa diamine stava succedendo. La mia casa scompariva man mano che andavo avanti. Era inquietante il fatto che quando sono entrato nel vuoto, il contorno della sprite trasparente di Gold è diventato bianco, in completo contrasto con il nero. Alla fine, ho raggiunto un'area bianca e Gold è tornato nero e trasparente. Ho continuato a sud senza pensare di fermarmi. Dopo una lunghissima camminata, ho finalmente incontrato qualcosa. Era la sprite regolare di Gold. Gli ho parlato, mi ha detto addio per sempre ed è scomparso. Non appena è successo, un testo è apparso dicendo puntini di domanda usa incubo, il che a questo punto non lo credo impossibile. Gold ha nuovamente eseguito l'animazione della fune di fuga, annegando per l'ennesima volta. Mi sono trovato di nuovo nella stanza chiusa di prima, quella con le tombe. O almeno così credo, dato che non c'era più la sprite. Ho provato a camminare, ma nulla si muoveva. Non si udiva neppure il rumore di quando vai a sbattere contro un muro. Ho controllato per l'ultima volta la scheda di Gold per trovare il vuoto. Niente sprite di Gold, zero medaglie. E tutte le foto dei capipalestra di Yoto in basso rimpiazzate da scheletri. Ho poi ricontrollato i miei Pokémon. Say Unknown, al livello 25. Come mi aspettavo, la frase che ho letto era I'm dead. Sono morto. Tornato alla schermata di gioco, la stanza dove avrei dovuto trovarmi era ricoperta dagli stessi mattoni dei muri. Ho realizzato soltanto alla fine che cosa diavolo fosse quella stanza. Quando il testo finale ha detto riposa in pace. Quella stanza era una tomba, circondata da altre tombe. Gold era già morto. È morto qualche anno dopo aver sconfitto Rosso, credo. Era un giovane allenatore che, nonostante i suoi sforzi nel collezionare medaglie e l'impegno che aveva messo nel diventare maestro di Pokémon, non è comunque stato capace di evitare un destino di morte, e i suoi sforzi sono forse stati dimenticati dalla generazione successiva. Non sono riuscito ad evitare il testo. Non aveva importanza ciò che premessi. Ho provato a resettare il gioco ed è successa esattamente la stessa cosa. A quel punto ho deciso di abbandonare per sempre quel terribile incubo. Dopo quell'esperienza non guarderò mai più gli Unknown con gli stessi occhi. Dicono che soltanto la prima generazione può vantare storie e leggende di questo tipo, ma anche la seconda mi ha dimostrato il suo lato oscuro e quanto spiacevole possa essere la verità. Per carità, mi sono anche goduto Soul Silver con immensa gioia, ma ancora non riesco a non pensare a ciò che quel gioco truccato ha voluto dirmi.